Medicina e tecnologia, biologia e fisica. Sono tanti gli esperimenti di matrice italiana di cui si occupa l'astronauta Paolo Nespoli durante la missione Vita sulla Stazione Spaziale Internazionale. I loro risultati contribuiranno alle cure per numerose patologie, aumenteranno la nostra conoscenza dello spazio e saranno utili a preparare le missioni di lunga durata del futuro, a partire da quella dell'uomo su Marte. L'agenzia Dire li racconta uno per uno con interviste ai responsabili e visite ai laboratori in cui sono nati. L'esperimento di cui ci occupiamo questa settimana è Multitrop. Multitrop è un esperimento di biologia spaziale che permetterà di ridurre l'inquinamento sulla Terra risparmiando acqua e concimi e genererà conoscenze per le coltivazioni durante le missioni spaziali dei prossimi decenni. Multitrop è nato in Campania con il lavoro del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dei ragazzi del Liceo Filippo Silvestri di Portici. Questa insolita collaborazione tra mondo accademico e mondo scolastico è stata possibile grazie al concorso IS, Youth Ice Science, bandito dall'Agenzia Spaziale Italiana, di cui Multitrop è vincitore. L'obiettivo del concorso è proprio sfruttare il potenziale immaginativo e ispiratore dello spazio per coinvolgere le università statali e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Ci ha spiegato come funziona Multitrop la responsabile del progetto, Giovanna Aronne. Allora, l'esperimento si svolgerà tutto nello spazio, prevede l'inserimento di semi molto piccoli, perché lo spazio a nostra disposizione è veramente molto limitato. Questi semi verranno inseriti in delle camerette di crescita e questo lo faremo noi prima del lancio. Dopodiché i semi verranno portati sulla stazione spaziale, lì germineranno e le radici di questi semi dovranno quindi svilupparsi in uno dei tre substrati che noi andremo a inserire all'interno delle camerette. L'obiettivo è quello di vedere se in assenza di gravità, quindi sulla stazione spaziale, altri tropismi, cioè altri stimoli, in particolare lo stimolo della presenza dell'acqua o la presenza di acqua e di sali minerali, quindi di sostanze nutritive all'interno dei substrati, sono in grado di orientare, quindi di attrarre, lo sviluppo delle radici. Non solo spazio, le radici di quelle piantine ci aiuteranno anche qui sulla Terra. È un esperimento di biologia spaziale. Tuttavia, i risultati di questo esperimento riteniamo possano essere utili anche per quanto riguarda delle applicazioni a terra. Più nello specifico, possiamo dire che sulla Terra il fattore gravitazionale è dominante nell'ambito dei fattori che orientano l'accrescimento e quindi la direzione di accrescimento delle radici, mentre la presenza di acqua o la presenza di sali minerali chiaramente giocano un ruolo secondario. Tuttavia, le maggiori conoscenze su queste interazioni tra questi fattori ci potranno permettere, e questo è il nostro augurio, di poter in futuro applicare queste conoscenze per riuscire ad avere delle colture di qualità sulla Terra, ma che possono anche essere ottenute con un maggiore risparmio di acqua e con un maggiore risparmio anche di concimi e quindi con una positiva conclusione anche nell'ambito dell'inquinamento. Obiettivi sono due: quello prettamente spaziale, con un occhio alle missioni future su Marte, ma dall'altra i piedi rimangono a terra. Il team di Multitrop è vario. È un bel team, veramente sono molto entusiasta di loro, è un team chiaramente variegato, ci sono chiaramente le mie colleghe qui di dipartimento, quindi colleghe con le quali sia la Veronica De Micco che Stefania De Pascale, ma anche tutte della Federico II, anche Roberta Paradiso, con le quali veramente da 20 anni dividiamo impegno ed entusiasmo su queste ricerche. Poi chiaramente in maniera altrettanto entusiasta e con altrettanto impegno ci sono sia gli studenti dell'università, ci sono studenti che fanno il dottorato di ricerca, ma anche studenti che stanno facendo studi del loro percorso di laurea
magistrale. E poi in particolare questo esperimento, che è un esperimento educational, vede coinvolti gli studenti del liceo Silvestri, e con loro abbiamo diviso e condiviso finora la maggior parte delle fasi dell'esperimento, e questi ragazzi hanno già partecipato a esperimenti, a progetti pregressi sullo spazio, e si sono veramente appassionati a tutto l'argomento. E l'entusiasmo e l'impegno credo che siano la caratteristica di tutti i membri del team, da quelli con maggiore esperienza agli ultimi arrivati.